10 settembre è il giorno prima di tanti giorni prima che inizi i miei primi giorni sul set. E giustamente voi vi domanderete: che cazzo hai detto? Non lo so, non domandate, ma non ci ho capito niente di quello che ho detto, niente. Siamo negli studi qui di non so cosa e sono in compagnia della mia pseudo ragazza. Beh, sì, perché lei nel film, tipo, è... sì, la mia ragazza. Simone Pacello è depresso, ma non è le fitte al cuore. Il medico, il dottore, le pillole. Esatto. Ma baby, let's... Oddio, ah, è Mamma mia. Tu sei sicuro? Non vuoi ridere. Smettere, ma... Tuo film nemmeno lo iniziamo, secondo me. Su, pa 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 pa. E riparte. È rosso. Dammi scena. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Wanna be me too. Pensa, ma che stai dicendo? Lampeggia! Qua ci posso andare, ce la faccio. Ah, no, l'ho superata. Me No, Simone, qua mi arrestano, non ci posso andare. Dai, sono a merda. No, mi stanno arrestando. Oddio, abbiamo sbagliato. No, scendo qua. No, no. Sì, mi lascia sola. Oddio, oddio. Da dove diventa? Là, questa è dove c'è la luce. Tu segui la luce. Tutte luci ci stanno. Sono le 19:37. Sto per tornare a Milano. Per grazie finire a Dio, le riprese di social face. Iniziare quelle di Natale al sud. Di? Natale al sud. Ah, uè, donna, crisi di identità. Ci vediamo, ciao. Un sacco di giorni dopo. Beh sì, perché tipo ho dimenticato, ora ve lo dico. È finito il mio primo giorno di riprese oggi sul set. E mi sono dimenticato di vloggare, scusate, ma è il mio primo giorno, quindi ero emozionato. Siamo in un hotel fighissimo in compagnia di Dose 94 e abbiamo preso tantissima roba da mangiare perché abbiamo famissima. La festa è qui. È o non è la festa più in del Tennessee? Oggi, secondo giorno di riprese, e questo è il nostro camerino. Incredibile, è un camerino, sembra una cella d'ospedale. C'è scritto qua, guarda, siamo noi. E perché hanno messo prima il tuo nome e poi il mio? Perché io sono più importante, non conta il numero di iscritti, conta la personalità. Sì, abbiamo finito. Adesso siamo qui in sala struccaggio. E poi un po' di tagliare. Struccaggio. Se può sentire. Che cazzo vuol dire struccaggio? È possibile che c'è un naso più addosso del solito io? Sì. Beh. Non è possibile, c'è il naso piuttosto del solito. Sono o non sono la persona più bella da truccare, Pierangela? Sono o non sono la persona migliore da sbarbare la mattina? Questo era un no, questo era proprio un no. Ieri per la prima volta mi hanno fatto la barba. Era bruttissima, raga. Una delle peggiori barbe, peggio di quella di Giulia. Come sono stato, Ludo? Pessimo. Questo era un sì. Ma devo voler dirti una cosa. Vai. Grazie davvero per la tua interpretazione, perché... davvero, io mi sento diversa adesso. Sai dove ho studiato? Dove? La scuola della strada. Ah, oh, davvero? Sì. Con le valigie di cartone. Hai solo da imparare da me, Ludo. Guarda. Ma sai cosa ti differenzia da Ludovica? Cosa? Unita. Abbiamo appena finito le riprese della... primo giorno insieme. Praticamente voi scoprirete nel film, lo scoprirete da subito, ma secondo me lo scoprirete anche un po' dopo, che tra me e Simone Pacello... Ah, ma no, ma c'è la crisi d'identità. No, raga, gente, si gira. C'è tipo una simpatia, che però è... corrisposta. Siamo finalmente in treno per la Puglia e ho tre pessimi compagni di viaggio. Togliermi le scarpe. Tu hai detto che non eri una di quelle che toglievai le scarpe in treno. Adesso io vorrei togliermi le scarpe. 1, 2, 3, fuck it. Sono le 6 del mattino e siamo stanchi. Siamo terribilmente stanchi. Oggi siamo già vestiti così perché abbiamo deciso di uscire col drone in spiaggia, che molto probabilmente nemmeno vedono montare del film, però lo facciamo. Per il lavoro questo è tutto. E siamo tipo qui, che è spettacolare. Ma alle 6 del mattino mi fa tutto schifo. Stiamo girando in posti spettacolari. Ci sono pezzi di sterco ovunque. Sì, e adesso la nostra scena dobbiamo andare lì. In prossimità di quel trullo. Devo portare la mia macchina fotografica. Fai bene a dire le parolacce del mio vlog, davvero, grazie mille. Siamo qui sui trulli. Ve l'avevamo promesso e siamo tornati a giocare a tennis. Io e quell'uomo. No, ricca, puoi smettere di tirarle così forti queste castagne?
Oggi 21 settembre, siamo ancora qui sul set e oggi Riccardo ha festeggiato il suo primo compleanno sul set di un film. Il suo primo film è il suo primo compleanno, anche il mio primo compleanno. E oggi siamo tipo qui sul set e c'è tipo un ambaradan di roba. E sto mangiando una scena barbara e viaggio. Noi abbiamo appena registrato le nostre parti e siamo i migliori. È un sogno che diventa onestà. Ma quale ganza scherza mostia. State zitti, la non sa. E oggi io e Ludo per la prima volta recitiamo. Ma Riccardo è una chiava che ma non ha buttato il pasto. Non porta il pasto. Non solo la sera fanno a cena e sto povero Cristo che è mio figlio ci ha avuto offrire pure la torta. E se la hit manca grazie. È una faccia schiaffe. È una faccia schiaffe. Ora 7 del mattino. Siamo nei Campi Elisi della Lombardia. Non siamo in Lombardia. Oggi gireremo qui. Non so cosa, non so dove, anche perché oggi dovremmo girare la scena della chiesa. Non so perché siamo in un fottuto campo. 26 settembre e dobbiamo rimanere qui fino al 15 ottobre. E mancano 3 settimane e mezzo. A me già mi sono cresciuti i peli. Dammi la battuta. Che giorno è oggi? 27 è la scena del film. 27 settembre. Dove stiamo? Polignano. E oggi sono delle scene all'aperto. Oggi abbiamo una scena insieme, io e Riccardo. E l'abbiamo imparata stamattina, ma nessuno sa. Questa scena dove c'è Enzo Salvi. Che poi molti non si domandano, ma chissà poi il regista dov'è? È qua. A Gilemanda stiamo. Dove siamo saliti? Stiamo a Fracazzo dei Velletri. Cose. Non fate cose. Azione. Come ti senti? A disagio. Stai per girare? Ma sto per girare. Eccolo. Ti ho visto twerkare sul letto ed è stato veramente. Motore! È partito. Check in coda. Ed è azione! Buona, stop, buona, stringiamo, buona. Bene, bene. Ho fatto un errore, mi sono taggato su Instagram e c'è gente fino a me. Mercoledì 28 settembre, noi siamo in Puglia, Polignano a Mare. Ragazzi, per colpa di Simone, questa mattina stiamo sul set 7 ore prima. Sono arrivato al camerino e finalmente ho trovato una piacevole sorpresa. Hanno subito fatto capire chi comanda qui. Giovedì 29 settembre. Oggi siamo qui in un resort. Perché oggi è una giornata straziante, perché saremo qui dal 2 del pomeriggio fino a mezzanotte e noi abbiamo solo 3 scene. Ogni volta è sempre la stessa storia. Già ieri era successo che mi avevano identificato come quello frigno e anche oggi. Troppo buio. Siccome sono in ansia per girare, vado a fare un po' di cacca. Sono davvero brutti. Cioè tipo per scaricare bisogna fare. Ma perché cazzo sto facendo un tutorial su come scaricare il cesso? Allora, in pratica dovete sapere che ogni volta che ci arriva il copione, tutti i giorni, tutto ciò che dobbiamo dire lo stravolgiamo sempre. Penso che non abbiamo mai rispettato una frase del copione. Quindi tutto ciò che vedrete al cinema non è altro che frutto di ciò che noi vogliamo dire. Nessuno ci ha imposto nulla. Ludovica è sull'amaca. Adesso le passerò da dietro e la farò cagare addosso. Tu sei pazzo! Basta con queste cose! Oddio, Simone! Ciao! Me lo fa il bene paura lui! È così noioso dopo un po'. Oggi ci ha portato al cinema, grazie sì, babbo. I miei bambini. Sempre la solita ingrata, guarda quanta ma roba ha preso. Giulia, sei una persona orribile. Orribile. Per bene, ma tu mi vuoi bene un po'. Comunque l'hashtag è sempre lo stesso. Team Conticini. Bravo. Sai che Federico è geloso? Perché lui ha creato il team marsicano. 11 ottobre, ultimo giorno di riprese. E sono triste. Perché so che oggi si concluderà una delle esperienze più grandi e più importanti della mia vita al momento. Credo di aver perso anche il conto di quanto tempo io sto qua. Sono partito di casa il 20 agosto per girare social face. E l'11 ottobre e sono ancora in giro. Tornerò a casa giovedì per mezzo pomeriggio per poi ripartire il giorno seguente per altri 3 eventi consecutivi. Fa strano perché sono passato dallo stare sempre in casa a non tornare più. E oggi è l'ultimo giorno di ripresa. Natale per noi, infatti guarda io nego c'è Natale, e vestire da Natale. Poi sono vestita fino a bed. Fino a bed. Vediamo l'1 di dicembre.
Biagio, puoi esternare questa testa storia? No, è da quest'altra parte. Stavo esternando inutilmente. Perché domani che cosa succederà? Perché domani arriva qui mio figlio Raffaele per venire a vedere queste due luminosissime. Sono stato un degno figlio in questo film. Chiaramente bello. Bravo. Bravo. Ti voglio bene. È un video? Questo è un video, adesso dobbiamo fare la foto, mi raccomando. È l'ultima scena, raga. Sta per finire questa grande esperienza. Magari sarà l'ultimo nostro film. Finisce oggi, finisce tutto. Quindi godiamocelo al massimo. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo dato il massimo. Ora è ufficialmente finito. Credo abbiamo fatto il nostro primo film. Forse il nostro primo ed ultimo film. Ed è finito. Abbiamo sorriso, abbiamo schiamazzato, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sporcato le stanze d'estintore. È un'esperienza mistica quasi. Ci porteremo questo segreto nella tomba. Grazie mille per aver condiviso questa esperienza con me. Ci vediamo al cinema.